Buongiorno ragazze, è domenica mattina e sono qui con la pupina. Ehi! Sì, è un po' sociale. È domenica mattina appunto, mi sono appena alzata, ho lavorato anche ieri mattina, dalle 5 alle 11 però dai, 2 ore mi sono salvata. Perché poi mi avevano detto che non dovevo lavorare. Poi mi hanno chiamato il pomeriggio quando ho visto sul telefono il nome della ditta. Oddio, ho detto ecco, ok, benissimo. Tutti i miei piani si sono di colpo sono andati in fumo. E niente, oggi vloggo. Spero di vloggare. Adesso, siccome oggi andiamo a mangiare da mia suocera, se non ho capito male, dalla nonna di Chris, adesso devo capire bene. E comunque, in entrambi i casi porto un dolce e vediamo cosa fare. Stavo sfogliando lì il mio ricettario. Penso che farò dei biscotti ripieni di marmellata, anche se non è propriamente, diciamo, un dolce da dopo pasto, però non ho gli ingredienti per fare gli altri. Scusate, ma mi sta andando via la voce, non ho più la voce perché dovete sapere che dove sono io, insomma, devo parlare abbastanza, dove lavoro io, parlare abbastanza forte perché ci sono macchinari che fanno casino e diciamo che sono rimasta senza voce. E voglio farvi vedere Shanti in faccia, ma è una cosa un po' improbabile. Shanti, Shanti, amore, ehi. Sì, c'ha il solito suo osso schifoso, quello di pelle di bufalo, di morto vivente, non lo so. Ma le piace da morire sto osso, non so per quale ragione. Vabbè, e a niente, appunto, adesso faccio questi biscotti. Poi dobbiamo fare il bagnetto a Shanti. Cercherò di riprendervelo col cavalletto, logicamente, perché le mie mani saranno molto impegnate e anche quelle di Christian, dato che comunque Shanti, diciamo, non è proprio, proprio, proprio un angelo quando c'è da fargli il bagno. Da farle il bagno, scusate il mio italiano la mattina non è proprio perfetto, ma non lo è mai. Scusatemi come sempre anche l'aspetto, ma appunto mi sono appena alzata e credo che ormai siate abituati a vedermi così, no? Anche senza trucco e con i capelli tutti sfatti. Ma dopo mi restauro. Se notate qualcosa di strano, mi sono fatta gli occhiali nuovi. Non era in programma, è stata appunto, oh mio Dio, è stata appunto una spesa extra, purtroppo, anche se poi sì, effettivamente mi piacciono tantissimo e è stato anche un investimento per il fatto del matrimonio, nel senso che comunque io mi sposerò con gli occhiali, sarò l'unica sposa al mondo con gli occhiali, ma non mi interessa. Io il mio viso lo vedo sempre con gli occhiali, non mi ci vedo senza occhiali. E poi per un problema che ho non posso mettere le lenti a contatto, quindi insomma, gli occhiali che avevo prima mi piacevano tantissimo e mi ci sarei andata a sposare sicuramente, però lavorando in verniciatura le lenti si erano comunque un pochino, sapete, tanto lo sfiuto della verniciatura le aveva appannate un pochino e avrei dovuto cambiare solamente le lenti, non la montatura, solo che con l'incidente, appunto, pensavo non fosse successo niente ai miei occhiali perché, appunto, non avevano niente di strano. Poi sono andata un giorno, ero al lavoro, me li sono tolti un attimo e la stanghetta ha fatto proprio crack, cioè mi è rimasta sulle mani. Quindi hanno preso una bella botta e la tizia lì che vende gli occhiali mi ha detto: guarda, non ti conviene mettere lenti nuove su un paio di occhiali che comunque non riusciamo ad aggiustare perché si sono schiantati, non è che si è svitata la vite, eccetera. Quindi ecco, me ne sono fatti nuovi. Mi piacciono ancora di più degli altri, devo dire la verità. E sono un pochettino più allungati sulla punta e leggermente più chiari degli altri. Gli altri erano un blu scurissimo, quasi nero. Questi invece sono blu, diciamo blu, ecco. E nulla, iniziamo a fare sto dolce, se no chiacchiero, chiacchiero, è che è un po' che non ci parliamo e quindi vi volevo aggiornare un pochino. Volevo farvi vedere questo
Sì, diciamo centro tavola, ma come potete vedere appunto è alla fine della tavola, non so come chiamarlo, perché poi siccome qua mangiamo, stiamo sempre a spostarlo, sta sempre un po' tutto ingarbugliato perché logicamente al centro dà fastidio, quindi l'ho messo laggiù e sarebbe così, praticamente ho messo questo tray di candele Yankee con dietro questo vasetto che ho preso all'Ikea. E questa orchidea finta che anche lei l'ho presa all'IKEA e poi questa alzatina presa da Maison du Monde secoli fa ormai e non so se ve l'ho fatta mai vedere ma praticamente aspettate che la porto un pochino più in qua, oppela, allora praticamente cosa ci ho messo dentro? Ho trovato in una fiera del bricolage e cose varie a Forlì questi pasticcini che sono finti, logicamente sono tipo squisciosi con la calamita, vedete? E questo qua è di ferro, quindi ci si attaccano, che è una meraviglia. Poi voi ve li sistemate un pochino come volete. Vedete quanto sono carini questi? Ce l'ho rosa, quello giallo è quello che mi piace un po' di meno, infatti l'ho infognato lì in mezzo. Viola così e poi copro e viene fuori appunto questa alzatina con questi pasticcini super carini. Non mi ricordo se magari ve l'ho già fatta vedere in qualche video. Boh, se ve l'ho fatta vedere, ve l'ho fatta vedere tipo secoli fa. E quindi questo è diciamo, lo sfondo finale, ecco. Sono le 8, quasi tre quarti. Ecco, sempre dopo di me. Sempre dopo. Che ora ti sei alzata? Presto. Presto? 8:20. 5 minuti fa. Ci senti, non so, tanto il suicidio? Sì, non la vedrò. Buttati che è morbido. Non capisco perché devi scendere da lì. Niente, sto facendo colazione con latte e petali di cacao. Come La stessa che avete fatto? visto mia Esatto. ed è buonissimo. Sì. Oggi Oggi il tempo fa schifo il tempo fa per schifo. cambiare. Andiamo a pranzo dai miei. Dove andiamo? Da tua nonna o Porto da tua Recanati. madre? Poi se il tempo è buono, forse andiamo a fare una passeggiata a Porto Recanati. Sì, perché c'è la fiera. In teoria. Se non nevica. Potrebbe. No, veramente il tempo è orrendo Madonna, schifo. da un mese. Sei assonnato? Te non hai lavorato ieri. Oh. Te non hai lavorato? Io sì, sto meglio di te. Com'è sta cosa? È perché tu ieri sera sei andato a dormire alle 9:30 Io all'incirca. non sono andata a dormire. Io mi Ho sono dormito sul spenta. divano. Che se poi non mi alzavo io alle 2, boh, vabbè. Ma cosa? Mi ho svegliata io alle 2. Perché? T'ho svegliato te? Madonna, c'ho ricordi confusi. Ti sei svegliato alle 2, ma chi? Ti volevo riprendere, tutta bella pulita, eh? Shanti! Ciao, amore! Come sei bianca? Allora, eccoci. Salve, bellissima. Mi sto truccando, sono un po' in ritardo, parecchio. Nel frattempo vi dico un po' di novità. Allora, novità, insomma. Piccola premessa, non fate caso ai miei problemi di pelle perché sono problemi ormonali, quindi se mi vedete
con parecchi brufoli e cose del genere, non so se mi sto riprendendo, è perché comunque è appunto un problema di ormoni non risolvibile. Cioè, ci sarebbe una cura, ma poi ecco, va a intaccare tutto un altro apparato, quindi io eviterei. E finché non esisterà una cura, diciamo, che non vada a rompere le scatole ad altro, io sarò più che felice di farla. Però ecco, non mi va di spiattellare su YouTube proprio tutte le mie cose, quindi se vedete brufoli e cose varie, purtroppo è un problema ormonale e per fortuna ci sono i fondotinta. E utilizzo Perfect and Natural di Deborah. E non fate caso a come mi trucco, perché io sono molto spartana nel trucco, faccio di fretta sempre, quindi è così e non sto troppo attenta a tutte queste cose. Comunque, come appunto avete visto, non ho fatto in tempo a fare i biscotti, perché quei biscotti lì hanno bisogno di una procedura più lunga e pertanto, insomma, ecco, ho fatto i muffin. Comunque sono buoni lo stesso, che diavolo è? E nulla, quindi ora devo assolutamente truccarmi in fretta, devo assolutamente vestirmi in frettissima, cosa che ci metto sempre 6 secoli a vestirmi, perché sono molto molto indecisa ogni volta, anche se col tempo sto migliorando, perché il tempo scarseggia, ho mille cose da fare e quindi così, insomma, sto riprendendo in mano la mia vita, perché dopo l'incidente, ragazzi, io, nonostante non mi sia successo niente, però sono ancora un po' sconvolta e comunque è passato anche un pochino di tempo, sono circa 3-4 settimane ormai e sento di riuscire un attimo meglio a stare al mondo, nel senso che comunque prima ero molto sotto shock e non vi ho mai raccontato la dinamica dell'incidente, semplicemente perché ho fatto tutto da sola, sotto casa tra l'altro, e appunto la macchina ha avuto un problema e io sono andata giù per un fosso e ci siamo... Scusate, ma ho attaccato lavatrice e forno insieme e pertanto si è staccato tutto. E stavo dicendo, non mi ricordo più. Boh, vabbè, comunque dopo l'incidente sto cercando di prendere la mia vita e sto cercando di restaurare il mio animo, che è un po' sotto shock da un po'. Ok, poi mi devo muovere. Non fate caso a cosa c'è dietro, perché sono nel magazzino, l'unica stanza che non avete mai visto di casa mia, e qui c'è la mia postazione trucco, che è alquanto sotto shock, peggio di me. E sto mettendo un altro fondotinta sopra, che utilizzo come cipria, ma è un fondotinta della Neve Cosmetics Eye qualcosa, insomma alta copertura, eye coverage, e sì, in inglese, vabbè. E perché appunto ho bisogno di una coperenza enorme, che diavolo mi è entrato nell'occhio, ho bisogno di una coperenza abbastanza evidente, insomma una coperenza che copra, una coperenza che copra bene, e in più mi fa anche da cipria, che non è una cosa, che non è male, insomma. Come sì, io faccio anche il collo, ragazze, perché ho sempre paura dello stacco e quindi vado anche sul collo, però so che non andrebbe fatto, forse, non lo so. Oggi voglio mettere un rossetto, io faccio sempre prima il rossetto, non fate caso, cercando una cacciarola di matita, ecco, voglio mettere un rossetto quando fai le cose di fretta, voglio mettere un rossetto sulle mani. E abbastanza forte, perché non li metto mai. Ci siamo. Ok, per adesso lascio sulla matita, dopo
definisco il tutto, vado a fare gli occhi e utilizzo questa palettina tutta sporca, mi vergogno anche a farvela vedere, ci sto dando una pulita, di Neve Cosmetics, che ho fatto io con quattro colori basici e pennello, dov'è? Eccolo. E praticamente, insomma ragazze, cosa vi racconto di bello, perché questa storia dell'incidente purtroppo non ho mai più raccontato cose interessanti e carine. Allora, c'è stata il patrono qui a Recanati e c'è stata appunto la fiera. Che cosa ho comprato? Nulla di che, nel senso che non ho speso tantissimi soldi per fortuna, però ho comprato delle cose fichissime, veramente fichissime, perché le partecipazioni del matrimonio le farò io, pertanto mi servivano, sapete quelle, come si chiamano? Quelle cose, io sinceramente non so come si chiamano, tipo perforatori con delle formine super carine, perché mi servivano appunto per fare la partecipazione, per contornare tutto il contorno. E poi magari oggi, cioè adesso non faccio in tempo a far vedere niente, però stasera se riesco e se mi ricordo vi faccio vedere di cosa si tratta. E sono molto contenta perché ho fatto una prova, diciamo, ora non ho ancora comprato la carta che ho visto sul sito, mi sembra si chiami Stamping qualcosa, poi vi faccio vedere se vi interessa, e volevo farvi vedere l'idea, insomma, della partecipazione, perché voglio fare tutto io per il mio matrimonio, in primis perché voglio le cose personalizzate e farsele fare costa troppo, e poi comunque se ti fai le cosine da sola poco, ma un pochino risparmi. Sta suonando il timer, devo un attimo stoppare. Spero voi lo vediate con gli occhiali, sperando che io sia a fuoco. L'effetto è così. Ora mi sciocco sti cazzo di capelli. Ah, però questa, diciamo, è luce non naturale, questa sarebbe la luce naturale, quindi ora vabbè, mi metterò meglio i capelli, ma questo è l'effetto finale, un po' meglio di prima, eh? Un restauro, diciamo, più interessante. Allora, questi sono i muffin e questo è il coso dove li metterò, che si chiude appunto così, così. Adesso vado a metterli. Eccomi ragazze, allora vi aggiorno un attimo, ragazze e ragazzi, logicamente non ve la prendete se non vi saluto mai, cioè è un modo che mi viene spontaneo dire ragazze, perché il mio canale all'inizio era stato, cioè era seguito solamente da donne, quindi adesso invece ci sono anche degli uomini e non ve la prendete, insomma. Comunque sono tornata a casa, non siamo più stati a fare nessuna passeggiata perché il tempo appunto non ci ha permesso di fare nulla. Sono quasi le 9 di sera e volevo in questo video farvi vedere appunto le cose che ho comprato per fare le partecipazioni, eccetera eccetera, però stavo montando appunto questo video visto che è venuto abbastanza lungo, quindi la chiudiamo qui perché ho blaterato anche fin troppo oggi. E nel prossimo video vi faccio vedere bene tutto con calma, così non mi va di farvi vedere, insomma, le cose di fretta per metterci poco tempo e riuscire a fare un video decente. Dopo, insomma, i video di 30 minuti sono pallosissimi, io per esempio non riesco a vederne nemmeno uno, e già questo durerà circa 20 minuti, quindi è parecchio. E nulla, cerco di tagliare, di sbrigarvi, vi saluto e nel prossimo video con tutta la calma del mondo vi faccio vedere che cosa ho preso e come appunto voglio fare la partecipazione. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video appunto. Ciao e buonanotte.